Vorrei chiedere scusa di essere qui, ma purtroppo ormai ci sono, quindi vi tocca. Parlerà della collaborazione tra ISPRA e ARPA nelle aree ad alto rischio ambientale. Esatto, ci proviamo, eh? Non faccio promesse, vado rapido e basta. Faccio partire rapidamente l'ambaradam. Mi sembra che sia conclamato che una delle minacce rispetto alla salute siano i suoli e le acque contaminate. Questo ormai è acclarato, è stato più volte detto in questa occasione. Quello che vorrei fare in questa presentazione, la sostanza, è ripercorrere il modo con il quale il sistema agenziale cerca di caratterizzare in maniera quantitativa e qualitativa la contaminazione, declinandolo un po' nel titolo di questo seminario: esperienze, nuove sfide e proposte operative. Vado rapidamente. Dove nascono le criticità? Ovviamente per noi del sistema agenziale, specialmente per l'ISPRA, le criticità nascono dai SIN, che sono i siti di interesse nazionale, sono stati più volte descritti durante questo, quindi salto rapidamente. I siti di interesse nazionale hanno come caratteristica principale il fatto che comunque sono ben distribuiti nel territorio nazionale, erano più di 50 fino a gennaio 2013, dopodiché, appunto, è stato già detto, emesso un decreto. Volevo solo sottolineare il fatto che non è che i siti di interesse nazionale non hanno più le caratteristiche per le quali sono stati definiti siti di interesse nazionale, ma solo il fatto che le competenze amministrative e procedurali sono passate dal Ministero dell'Ambiente alle regioni, e quindi questo non significa che non sono più da bonificare né che saranno bonificati con minore attenzione. Che cosa? No, purtroppo, perché se fossero rimasti nazionali? Bonificati. Ah sì, certo. No, tanto te passa il messaggio che come se fossero stati declassificati, no? Invece non è così, almeno a mio modesto avviso. Le esperienze con le ARPA che noi maturiamo nascono dall'articolo 252 delle famose norme ambientali, nei quali sostanzialmente il Ministero può avvalersi dell'ISPRA e delle agenzie per procedere, per portare avanti le procedure previste per la caratterizzazione e la bonifica dei siti di interesse nazionale. La prima cosa che ci siamo, e quindi questa esperienza per noi è stata importante per capire quali erano i campi nei quali potevamo supportare il sistema, supportare i professionisti, tutti gli enti coinvolti in questa tematica. La prima cosa che abbiamo fatto è il manuale per le indagini ambientali dei siti contaminati. È stato appositamente chiamato manuale, non linea guida o protocollo, perché voleva essere una proposta a tutto l'ambiente per descrivere un po' lo stato dell'arte delle caratterizzazioni. È diviso in cinque, il manuale tratta le cinque matrici ambientali, trattando sia le caratteristiche, i criteri di indagine, le tecniche di campionamento, e poi c'è dei capitoli più generali che riguardano il layout topografico, il sistema di qualità, le caratteristiche dei contaminanti e come gli elementi principali della caratterizzazione. I vari documenti che noi abbiamo elaborato sulla base di queste esperienze maturate con le agenzie regionali sono riportate ovviamente nel sito internet dell'ISPRA, divise sostanzialmente in tre temi, che sono la caratterizzazione, la bonifica e l'analisi del rischio, come è stato già detto. Tutte sul sito. Passerei a vedere praticamente quali sono alcuni degli esempi che abbiamo sviluppato. Per esempio, con ARPA Lazio è in corso una collaborazione per studiare la discarica del Boro Montello, che è un po' lo stereotipo di molte discariche presenti nel territorio nazionale. Non è un sito di interesse nazionale, si trova nel Lazio, in provincia di Latina, è costituita da vari invasi, sono degli invasi che si sono succeduti in alcuni decenni, più o meno ingegnerizzati. Con ingegnerizzati intendo che ovviamente quelli più recentemente autorizzati sono dotati di protezione del fondo, reti di captazione del biogas e del percolato. Così non è, così non è possibile dimostrarlo, intervengono anche gli insetti. Così non è possibile dimostrarlo invece per ovviamente i bacini più,
più antichi, diciamo, più installati precedentemente. Sostanzialmente facciamo delle relazioni sui report di monitoraggio che fa l'agenzia regionale, affiniamo il modello concettuale, e analizziamo gli interventi di sicurezza e eventualmente indichiamo le indagini integrative. Ah, sì, forse era meglio di no. Comunque, ARPA Campania. Invece un'altra collaborazione che abbiamo con ARPA Campania riguarda la determinazione dei valori di fondo di berillio, stagno e vanadio nei terreni nell'area più volte citata della Chetti di Castel Volturno. È una collaborazione diciamo che appunto riguarda un tema molto, molto gettonato. I valori di fondo, diciamo, sono previsti dalla norma quando diciamo, c'è la possibilità che i superamenti delle CSC siano ascrivibili a fenomeni antropici o naturali, diciamo, c'è la possibilità di sostituire le CSC con i valori di fondo così determinati. Ovviamente questo ha un impatto molto forte sia in termini progettuali, perché significa cambiare ovviamente il tema della bonifica, diciamo gli obiettivi della bonifica, ma anche ovviamente economico, perché probabilmente alcuni interventi di bonifica che sono stati fatti per esempio sulle acque sotterranee, probabilmente con una più attenta valutazione dei valori di fondo forse si potevano fare in maniera diversa. Comunque noi abbiamo fatto un protocollo, perché la norma ovviamente cita la determinazione dei valori di fondo, ma non ovviamente entra nel merito su come determinare questi valori di fondo. Abbiamo fatto un protocollo nel quale sostanzialmente c'è la definizione della concettuale, l'organizzazione della banca dati e l'analisi dei dati, ma vado subito saltando rapidamente. In sostanza si tratta di un'area in cui i dati erano stati forniti dal commissario di governo. Si tratta di circa 600 sondaggi con oltre 1500 campioni di terreno, ci stanno pure i fuochi d'artificio, e la qualità dei dati comunque è buona, perché c'è stata una validazione di ARPA Campania, quindi i dati sono molto completi, sono omogenei nel loro insieme, e anche la strategia di campionamento è stata sufficientemente ragionale, quindi siamo abbastanza confidenti sui dati che trattiamo. L'area è questa che vedete, ovviamente le litologie sono diverse, ovviamente abbiamo sia diciamo, i depositi di spiaggia attuali, poi c'è una duna antica, ci sono dei depositi alluvionali e delle piroclastidi. E noi abbiamo cercato ovviamente di associare ad ognuna di queste litologie valori di fondo, perché è molto importante, secondo me, sottolineare il fatto che il valore di fondo non esiste per un'area, o meglio esiste per un'area, ma esiste anche ovviamente per le litologie nelle quali sono stati presi i campioni, quindi probabilmente avremo dei valori di fondo relativi ad ogni litologia, perché le litologie hanno delle caratteristiche chimiche e fisiche diverse. E qui abbiamo, ho riportato alcune le tabelle sintetiche per il berillio, lo stagno e il vanadio relativamente. Ma che c'ho il microfono troppo vicino? Vabbè, finisco rapidamente. Alluvioni, piroclasti nella... me ne vado, resisto, va bene. Comunque, nella sostanza, quello che si vince da tutto ciò, a parte insomma questa cosa ridicola, è che i valori di fondo che noi abbiamo determinato non sono molto dissimili dalle CSC. Per esempio, per il berillio abbiamo un valore di fondo per le associabili alle idrogeni delle alluvioni che è pari a 6, quando le CSC sono 2,10 rispettivamente per destinazione d'uso verde pubblico, residenziale e industriale. E anche qui sotto sostanzialmente sono molto vicine alle CSC. Abbiamo pensato anche di fare e di mettere in pratica un protocollo per la variazione della barriera idraulica, perché le barriere idrauliche sono degli interventi più diffusi nei SIN e comunque nel territorio nazionale. Sostanzialmente consistono di un allineamento di pozzi che evita la migrazione delle acque contaminate al di fuori del sito, e quindi il coinvolgimento di altri bersagli, siano essi mari, acque superficiali o anche pozzi per uso idropotabile.
ma diciamo alcune considerazioni che vanno fatte sulle barriere. È il fatto che si parte sempre da una messa in sicurezza, ovviamente per evitare il migrare della contaminazione, che spesso non si trasforma in una bonifica. Ovviamente hanno anche dei vantaggi, nel senso che hanno rispetto alle barriere fisiche un minore utilizzo di materie prime. C'è sempre ovviamente un sistema di emungimento, anche se queste barriere sono costituite da una trincea. Diciamo le cose principali che noi volevamo, diciamo i temi principali che volevamo affrontare, era appunto poiché spesso diciamo c'è stata una difficoltà di autorizzazione in conferenza dei servizi, specie nel passato, diciamo questa cosa è stata superata dalle norme diciamo più recenti, che hanno diciamo messo meglio in evidenza la possibilità di realizzare barriere idrauliche piuttosto che barrieramenti fisici. Volevamo appunto dare dei mezzi per far sì che sia gli enti e sia le ditte coinvolte nell'installazione e gestione delle barriere idrauliche potessero verificarne effettivamente la bontà. In questa immagine si può vedere come siano ampiamente distribuite su tutto il territorio nazionale, particolarmente nei SIN. Abbiamo anche cercato, sono opere con queste diapositive, abbiamo anche cercato di evidenziare il fatto che comunque sono opere anche ingegneristicamente abbastanza complesse, sono dei barrieramenti che spesso arrivano a 5-6 km di lunghezza, con delle portate anche significativo, ovviamente deve intercettare una falda. Abbiamo elaborato questo protocollo, l'abbiamo testato in parecchi siti di interesse nazionale e ci sembra funzionare. Ovviamente in concorrenza con le ARPA verifichiamo se il protocollo funziona e facciamo degli aggiustamenti. Ovviamente va reso sito specifico. Con ARPA Sardegna e ARPA Piemonte abbiamo fatto anche delle misure dirette per la valutazione ambientale di vaste aree potenzialmente contaminate. Qui siamo nel comune di Porto Scuso, all'interno di una collaborazione con il comune abbiamo elaborato un'analisi del rischio. I risultati di questa analisi del rischio davano per alcuni poligoni un rischio da inalazione per vapore di mercurio. Abbiamo pensato, come detto precedentemente, visto che i modelli sono abbastanza conservativi, specie appunto per la diffusione, diciamo, per questi tipi di fenomeni, abbiamo pensato di verificare in sito se effettivamente riuscivamo a identificare questo rischio. L'abbiamo fatto attraverso due metodologie diverse: una appunto il soil gas, quindi si tratta di un campionamento diretto nel suolo, e un altro è un campionamento all'interfaccia suolo-atmosfera. Sono stati fatti dei campionamenti in corrispondenza di 10 punti in due campagne, luglio-ottobre. E diciamo il coinvolgimento delle ARPA è stato sia durante la fase di raccolta dati, sia nella fase di diciamo elaborazione dei dati stessi, anche di conferma. Questa è un'immagine che sostanzialmente evidenzia il fatto che i sorgas sono stati fatti a due diverse profondità. Diciamo le conclusioni secondo noi di maggior peso sono il fatto che appunto purtroppo non c'è molta correlazione fra ciò che viene misurato con il surgas rispetto a quello che viene misurato nelle camere di flusso, e diciamo è anche il fatto che ovviamente probabilmente questa concezione varia anche in funzione delle stagioni e quindi di tutte le condizioni sia climatiche sia fisiche, sia in ambito atmosfera sia in ambito del suolo. C'è anche in atto una collaborazione con l'ARPA Puglia per l'identificazione dei responsabili dei superamenti delle CSC nel quartiere Tamburi di Taranto. Qui è stato elaborato anche qui una metodologia di diciamo di lavoro attraverso la quale arrivare a definire e anche a rendere trasparente il procedimento con il quale si arriva all'eventuale identificazione dei responsabili. E arriva alle conclusioni, quindi ripercorrendo un po' il tema del seminario, le esperienze derivano appunto dal lavoro quotidiano sui siti, ovviamente in special modo i siti di interesse nazionale.
Questa esperienza ci ha portato a produrre documenti per uniformare i metodi e le procedure. Le sfide passate sono quelle che abbiamo visto, nella sostanza elaborare i documenti, dei protocolli, delle linee guida e applicarli sul campo. Le nostre prospettive come istituto e come ARPA sono quelle di applicare questi nuovi metodi sperimentali con l'obiettivo di raggiungere una caratterizzazione sempre più accurata del sito e il progressivo abbandono di ipotesi generiche conservative in modo tale da garantire lo stesso livello di protezione della salute e dell'ambiente. Nella sostanza, quello che vogliamo fare è cercare di progredire sulla caratterizzazione e sulle misure per ottimizzare il più possibile tutte le spese e le elaborazioni anche che sono correlate sia alla caratterizzazione che ovviamente all'elaborazione del dato. Grazie mille.